tempo fa Alex mi chiamò e mi disse: c'è la possibilità di fare una mostra in questo posto, in un posto molto difficile, un posto nel quale nessun artista farebbe una mostra, perché non si tratta né di una galleria né di un museo, è un posto dove solo tu puoi fare una mostra. La prima volta che sono sceso qui non è stato facile, perché soffrendo di claustrofobia è stata una bella sfida. Infatti sono riuscito a starci forse meno di un minuto. Sono risalito su, ho aspettato un po', poi mi sono fatto forza e sono risceso, perché avevo bisogno di vedere questo spazio, avevo intuito che ci fosse qualcosa che andasse al di là delle aspettative, al di là di quello che mi era stato raccontato. E per fortuna sono riuscito a superare questa paura, ed è stato un bene, perché il posto mi ha letteralmente rapito, mi ha letteralmente ipnotizzato e mi ha aperto a tutta una serie di visioni, di immagini, pensieri, riflessioni. L'idea di fare una mostra il 25 aprile e trattare argomenti di questo genere proprio in quel giorno mi sembrava la cosa più giusta da fare per certi versi, ma anche la più logica. Finita, ora c'è solo da capire la questione del porta bastone, sì, che dicevamo la volta scorsa. Quello lo vediamo lo sul corso. Allestimento. Esatto. Ok. Benissimo, è chiara l'idea, poi c'è graduale in un senso e nell'altro. Sì. Thank you.
Gloria, il martello devi prendere. Siamo comandati dal soffitto, non dal pavimento. Ma, dai, sto facendo le cure, questa non l'ho potuta mettere esattamente. No, vabbè, se si tratta di centimetri, sì, ma qualche si al di là della una questione estetica, ma è proprio più stabile poi se la mazza tocca. Però io ti devi lasciare quello spazio in più. Allora, queste qua che abbiamo messo hanno tutte la stessa impiegazione. Amo, quella che stai mettendo tu, la devi abbassare verso di Alex. Okay. Inclinare verso il basso. Questa è quella più emozionante. Andiamo. Sì. Oh, no, non mi dire. Fallo ruotare il bastone, vedi? Sì, sì, avvita. Okay. Sì, vai, deve entrare per poco. Sì, è un po' più aderente, però. Vai, deve entrare. Non si vedono perché sono troppo agli estremi. Stanno sotto. Così. Così va bene? Sì, sì. Allora lo possiamo spostare, diciamo. Sì. Sì, proviamo a metterlo così, sì, così, parallelo al muro. Studentesse più uno studente. Io quando scrivo musica e film ragiono su certi parametri, invece per questa installazione ho ragionato proprio su parametri di sperimentazione, ho scritto per ventilatori, archetti, sui tubi di ferro, quindi quali comunicazioni? Ti sono tutti i jack, i cavi. A me serve il modulo, Peter. Beh, 9 ore, sei tranquillo che non si blocca il computer. Non siamo scoperti. Ah,
prova a togliere la gel. No, no, si vede la differenza. Va bene in questa maniera? Che succede? Dovete illuminare il pavimento. Puntate sul pavimento, non sui muri laterali. Alzatela, alzatela. Ok, allora, abbassa un po'. Allora, quella lampada è diventata bollente. Un po'. Sì. Quello è il problema. Sì, tipo anche... Se no la carta stagnola. Cioè, se non abbiamo la lampada sistemata all'effettivo, mo' può stare come vuoi, tanto. Più antichi che ci sono, con la spugnetta all'interno. Io direi anche in maniera non precisa, cioè non simmetrica, no, quindi io mi fermerei sì. Anche adesso. Sì, 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 infatti, anche per me. Sì, va bene. Ti fa lì cosa? Ma sì. Troppo un po'. Immaginate di essere delle persone che stanno qui in attesa che fuori terminino di bombardare e quindi stai qui perché questo è l'unico luogo che ti può proteggere. Ok? La scena è muta, quindi nessuno deve parlare, dire niente, né versi né suoni, zero, ma soltanto linguaggio non verbale. Voi siete seduti, il vostro obiettivo è solo una persona del pubblico. È la guerra fuori. Dovete mettere a disagio e far sentire la persona che vi sta guardando uno di voi. Dovete far sentire la paura della morte. Thank you.